ce n'ha di motore, cacchio, e ce n'ha di coppia. È abbastanza ignorante. Mazza, sei ignorante. Siamo a Lucca e c'è una bella Clio. Eccola qua, eccola, 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 eccola. Ciao ragazzi, bentornati, come state? Oggi Clio 3 RS contro, si fa per dire, Clio 4 RS Trophy 220. La 3, tanto amata, bellissima esteticamente, ce la guardiamo. Come si guidano? Qual è la più bella? Rimani incollato fino alla fine del video perché alcuni dei miei pregiudizi sono evaporati. Ma scopriamo tutto di queste auto con i proprietari che sono appassionati, tecnici, preparati. I toscani, raga, gagliardi, eh? Lo so che guardi i miei video. Perché ancora non ti sei iscritto al canale? Sei un hater? Ah, sei un hater, eh? Ti sto antipatico, eh? O ti sto proprio antipatico, oppure caro, sei semplicemente sbadato che non sai che basta un click per iscriversi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Matteo. Clio Trophy 220. 220. Che è una scelta che tu hai fatto per più di una ragione, ovvero andare a divertirsi con gli amici la domenica, ma a portare anche a spasso la famiglia e avere la macchina per un uso daily. Esatto, è una macchina che è sì sportiva e quindi ha un ottimo carattere sportivo anche per le girate con gli amici sui passi di montagna, ma allo stesso tempo anche una macchina che nella vita di tutti i giorni la uso tranquillamente senza nessun problema. Cinque porte, ci carico la bimba, passeggino, è comoda, tira fuori il carattere quando è il momento. Lo sviluppo di quelle che erano le hatchback degli anni 90, dietro di noi c'è una Clio RS, la terza generazione, che se la vedi su strada sembra più cattiva, monta un 2000 aspirato, mentre questo qui è un 1600 turbo. Una macchina che si è evoluta anche nell'elettronica, ma che ha comunque mantenuto un peso di circa 1300 kg. Vedevamo poco fa che 1279 kg in ordine di marcia, quindi una macchina che rimane una vera e propria hatchback dei giorni nostri, per uso cittadino, per la famiglia, ma ha un carattere sportivo. Questa macchina, a differenza delle altre Clio, ha un cambio automatico. Sì. Che mi hai spiegato, ci sono le varie modalità sport e race, dopo vi faremo vedere come si comporta con questo cambio, ma è una macchina che comunque anche tua moglie può prendere e portare la bimba a scuola, nel senso ti metti in modalità automatica, completamente gestibile, macchina comodissima. Secondo me hai fatto bene a scegliere una macchina del genere, perché poi quando vai al lavoro con questa sei un signore, tra virgolette. È un buon compromesso, è un ottimo compromesso. E qui ci abbiamo tre pedali. Qui sei più sul rustico. Qui sei proprio sul rustico, sì, sull'ignorantone, rustico. Anche quando la vedi a terra parcheggiata come messa. Lo vedi proprio, bella piazzata, proprio nata per correre. Quella forse è pensata più per la pista. Più pistaiola, secondo me. Vi presento Luca, tenuta bene, eh? Una bella macchina, tutta originale. Hai fatto solo l'assetto e un terminale. 2000, turbo. Aspirato. Non ha diff aspirato, ovviamente, rispetto a quella. Non ha differenziale autobloccante. Cambio manuale, 6 marce, stereo old school, pochissimi tasti. Esatto. Non servono a niente, no? Per un discorso di guida pura così. Esatto. Bel sedile avvolgente, vengo un pelo più avanti. Il volante è regolabile solo in altezza, non in profondità. Non in profondità. Ok. Giusto diametro, giusta ergonomia. Gli interni sono abbastanza cheap, no? Sì. Si è risparmiato del peso. Sì. Quanto pesa sta macchina? 1260. Ok, quindi più o meno 10 kg più leggera di quella. Sì. Però abbiamo un 2000 davanti. 2000 aspirato, da 197 cavalli. 197 chiaramente cavalli. Il motore è più peso rispetto a un 1600 turbo. Questa hanno fatto due restyling dopo questa. Esatto, hanno fatto questa qui che è la 197, poi c'è l'RS, l'F1, sempre 200 cavalli, e poi hanno fatto la restyling con
che cambia il paraurti avanti e l'estrattore dietro per lo scarico. Ok. E invece di essere 200 cavalli ha 203 cavalli. Di serie ci abbiamo un 4 pompanti. Esatto. Quello c'ha un monopompante. Un 312 davanti e un 300 dietro. Va bene, non ci resta altro che farci un giretto. Esatto. Quella lì dietro sembrerebbe essere più pensata per il rally, mentre questa qui sembra che l'abbiano pensata più per un uso di pista. Track day, pista. Sì, sì, diciamo che se la cava bene anche sulle strade di montagna, però secondo me il progetto, quando la Renault ha fatto questa macchina qui, l'ha pensato per farla andare in pista. Più improntata sui track day, sì. Anche considerando che non ti davano la possibilità di opzionarla con cambio manuale, ma solo con questo cambio automatico. È un doppia frizione, come potete notare le palette sono sul piantone, sono anche belle lunghe, quindi sono facili da raggiungere. E quindi insomma hanno detto: dai, andiamo avanti con lo sviluppo, facciamo una macchina un pochino diversa. In fondo noi di storia di rally ne abbiamo poca, no? Se guardiamo le vecchie generazioni, infatti è veramente divertente secondo me oggi portare a confronto queste due macchine, ma a studiarle anche singolarmente e capire il loro DNA. Suona con la Kramovic, Numero di giri. Numero di giri, allora, questa arriva fino a 7-9 più o meno, però la luce di cambiata si accende a 7, che è diciamo la cambiata ideale, appena si accende la spia, però lo senti che dopo tende diciamo quasi a calare, quindi la cambiata ideale è sui 7-100 più o meno. E subito il sound. L'aspirato basta poco per farlo cantare. Però ci vuole tanto per farlo camminare di più. Quello sì. È un suono molto bello come timbro, è cupo, è graffiante. Sì. Sai che il cambio è molto preciso? Infatti tanti su altre macchine montano short shift, su questa per esempio li fa solo peggio. Sì? Sì, perché è talmente preciso che non li serve. Senti, abbiamo detto che abbiamo varie modalità, non di controllo dell'assetto, no, ma per quanto riguarda il discorso sport e sì, race. Quando siamo in modalità race, come si comporta il cambio? Allora, il cambio secondo me in modalità race è la modalità in cui esprime il massimo del suo potenziale e diciamo che è quello con cui questa macchina dal punto di vista della guida sportiva secondo me va giudicata. Quindi la cosa bella del cambio in modalità race è che, a parte essere più veloce sia in scalata che in cambiata, di poco ma comunque è più veloce, certo, e in più ti permette anche di fare il fuorigiri, che secondo me se una macchina col cambio automatico sportiva è fondamentale, perché altrimenti non... Perché la controlli tu, sì, decidi tu quando. Sì, ti dà, ecco, la sensazione che ho avuto io è che con questo cambio qua la macchina comunque la senti molto in mano lo stesso, anche se è automatica. Senti che sei te che guidi la macchina, che non è la macchina che si guida da sola. Quando attivi la modalità race c'è anche un disattivamento totale dei controlli. Sì, sì. Prima impressione di guida la sento più snella, più agile, più leggera, eppure ci sono 10 gradi di differenza. Sei più in contatto con quello che c'è sull'asfalto. Sarà un po' il cambio manuale, sarà un po' più che una macchina di una certa età, e sappiamo che più si va avanti con gli anni più si filtrano. Esatto. Però mi sembra più leggera. Questa, diciamo, secondo me è più sul filtrato e non. Sei quasi al limite. Però c'è grip, eh? ABS fantastico, vedi? Sì, non entra tanto invasivo. Abbiamo un monopompante davanti, la cosa mi lascia un po' perplesso. Purtroppo, secondo me, è il difetto principale di questa macchina. Però ti dico la verità, a livello di utilizzo in pista non te lo so dire, però a livello di utilizzo su strada per uso sportivo, comunque dal momento che uno ci cambia dal momento che uno cambia le pasticche e mette delle pastiglie buone, fa il suo dovere. Ma quanto è partita bene di culo là! È quello che ti dicevo. Che spettacolo! In città mi sembra buono, ma la cosa che mi piace tanto è la risposta che hai sul pedale. Mm. Comunque è asfalto bagnato. Io adesso sto guidando come un asino perché vorrei capire un po' il comportamento. Ma è carina, carina, eh?
Wow! Ce n'ha di motore, cacchio! E ce n'ha di coppia! Vado un secondo in modalità sport, che con l'asfalto così bagnato ti aiuta un po' di più. Potrebbe aiutare un pochino di più, quindi cominciamo a guidare in maniera più dolce. Incredibile quanto sembra che si alleggerisca il carico dello sterzo quando l'asfalto è così bagnato, eh. Hai anche cambiato la modalità. Esatto, quindi... esatto. Devo dire che in race il carico dello sterzo è più duro, sì. Più diretto, preciso. Non è male però, è precisissimo lo sterzo. Bella dalla seconda alla terza, anche se fai uno short shifting, uh-huh, e dai subito gas, quindi in una condizione di bagnato come questa l'anteriore non slitta, sale benissimo, molto bella, mi piace tanto l'erogazione che ha, la 220, questa ha 220 cavalli e si sentono. Sento la mancanza della potenza rispetto a quel 220 cavalli turbo, che comunque ha una bella coppia e ti permette subito di spingere non appena affondi l'acceleratore, la risposta è immediata e questo è indubbio. Quello per forza. Però qui abbiamo questo piacere ad alti regimi, quindi dai 6 ai 7 mila giri, esatto, momento in cui la macchina dà il meglio di sé. E qui cominci a ridere, eh? Con questo tipo di asfalto qui. Mamma mia come scivola sta ruota, ma come è bella! Duretta, duretta, sì, come la forzi un po', come le forzi la mano, tira fuori l'ignoranza, esatto, e la cattiveria. Un po' di sottosterzo giustissimo. Scivola! Che paura, ma che figata! È abbastanza ignorante. Mazza sei ignorante! Me ne sono aspirato. Puttana Eva! Addirittura tu questi te li fai di prima, eh? Sì, è per forza. Che stronzo che sono! Che stronzo! Che bella! Madonna, però se c'hai grip ti diverti, eh! Se c'hai grip schizzi via dalle curve. Madre se schizzi! Non ha neanche questa il differenziale autobloccante, no. Eppure come viene su? Qual è la grande differenza tra le auto nuove e quelle un po' più vecchie? Che nel momento in cui le tiri il collo, tira fuori il carattere. Sì. Le altre rimangono sempre abbastanza prestanti a tutti i regimi, in tutte le modalità di guida. Lo senti subito, schiacci un po' il pedale, senti la coppia, senti il, esatto, motore. Questa invece si incazza nel momento in cui tu cominci ad avere una guida più ignorante. Più ignorante. Ho preso le misure col cambio. Devi essere delicatissimo. Sì. Entrano benissimo. Puoi essere dolcissimo e domare questa piccola peste nelle cambiate, anche, esatto, in prima marcia. Tac, sì. Guarda che è un burro, è un burro. Guardate. Comincia a comunicarmi tante cose ora che la guido un pochino. Le cambiate, puoi essere delicatissimo e tirare fuori il peggio di questa macchina. Sterzo diretto mi piace tanto, più comunicativo rispetto alla successiva giallona. Poi ho tutto un coinvolgimento di vibrazioni, suoni e anche nel trasferimento di carico davanti, dietro, destra, sinistra. Esatto, c'è un altro trasferimento. Molto, 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 molto dinamica la guida, leggera. Però questa da casa madre usciva con gli Uniball davanti. Sì, proprio così come è su Uniball. Ci sono esattamente 4 Uniball sull'avantreno. Ok, e sentiamo questi 7. Dai, è lassù sì, che esce la bestiolina che è in lei. C'è da capire una cosa: che tipo di guidatori siamo? Abbiamo una macchina solo da sfruttare durante la settimana o ne abbiamo due? Perché se noi dovessimo pensare a una daily car, io ti direi andiamo sulla giallona. Esatto. Perché è molto confortevole, c'è una bella coppia, tutti comfort, infotainment, anche no, è una macchina più moderna, più civile. Però qui veniamo proiettati in un discorso di guida più analogica, più per il puro piacere, l'appassionato, anche il cambio manuale, insomma, ha una serie di caratteristiche per le quali io ti direi se potessi me le fare tutte e due, però nel tuo caso tu hai scelto questa. Esatto, ho scelto questa perché, diciamo, stando anche su nella parte dei monti, diciamo, certo, questa ti trasmette secondo me tanta più guida rispetto
a tante altre macchine. Vero, verissimo. Proprio questa la senti proprio sincera. Tanto, proprio... tanto sincera. Io adoro. Ma quanto costa questa macchina oggi? Allora, queste qui vanno oggi, il mercato va dai 9.000 ai 15.000. Ok. Hanno preso tanto valore negli ultimi anni. Benissimo. Sì. Ascolta, che ne dici se ti faccio questa proposta? Ti va di salire sull'auto di Lorenzo e Lorenzo guida questa? Vabbè. Terza e quarta serie a confronto direttamente col parere dei proprietari. Che ne dici? Dai, facciamo questa cosa. Vai. Andiamo. A caldo, bella, sono completamente diverse secondo me, soprattutto come modo anche di essere guidate, vogliono essere guidate in modi diversi. Questa ha un motore che tira solo in alto, quindi vuole essere sempre con la marcia, sempre impiccata. L'altra invece è un po' più, anche nella guida sportiva, ti fa guidare un po' più confortevole, magari se gli metti una marcia in più, soprattutto tipo col bagnato come adesso, te la prende lo stesso, anzi hai più trazione. Però per esempio il pregio che ha questa qua secondo me è che va molto alla corda. Cioè quando sei nei tornanti senti proprio che sta lì e non smusa minimamente. Quando esci dalle curve è molto lì. Forse anche il fatto di avere un po' meno coppia influenza un pochino anche la cosa, perché arriva meno la botta alle gomme. Quindi mi è piaciuta molto comunque come chiude. Come piove. E invece di qua? Invece di qua ho sentito tanto la differenza, che io uso molto il sinistro, e la mancanza di un pedale è, diciamo, un gioco a mio favore. Infatti secondo me questa qui la guidi tanto di sinistra. Poi sul bagnato così è molto più gestibile, perché tieni una marcia superiore e, diciamo, schizza via. E ha un buon cambio, perché è un buon cambio. Ti permette nel veloce soprattutto di non levare mai le mani al volante. E devo dire che non le serve scalare una marcia per uscire dai tornanti. Puoi tenere sempre una marcia superiore, non azzardare come un aspirato che devi sempre mettere o la prima o nel tornante veloce la seconda. Quindi sono veramente due macchine differenti. Sì. L'unica cosa che hanno è il telaio. Renault Sport ha fatto un telaio veramente vero. Lo notavo anch'io, molto rigido. Ragazzi, spero di aver dato sufficienti informazioni su queste due auto, insieme anche all'aiuto dei due proprietari che molto probabilmente le conoscono meglio di chiunque altro. Fammi sapere che ne pensi del video, fammi sapere anche qual è la tua preferita tra queste due Clio e perché. E mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Senti, ma tu sei quello che mi porta a casa? Dice sì! 'Ciao a tutti da Officina del Pilota dalla Toscana, e noi ci vediamo nella prossima puntata!